Ma quante volte abbiamo sentito, ah, ma io sto andando a fare un programma di forza e poi inizio la preparazione agonistica di nuoto, di ciclismo, di corsa o di quello che è. Poi magari uno si stupisce, dice come mai, fa tutta quella forza e non succede niente. No, ma perché sai, perché adesso ricomincio, faccio un programma di forza e poi vado a fare il mio sport. Ecco, sulla forza devo dire che ci sono veramente dei grandi fraintendimenti, perché è vero che la forza è una, cioè l'aumento della forza. Il problema è che l'applicazione nello sport è diversa. Quindi molte volte si tende a dire cosa fai? No, quest'estate, oppure quest'inverno, meglio, faccio forza, quindi uno magari va in palestra e si mette a fare scimmiottando magari, perché ovviamente non è che uno dice vado dall'esperto, dal preparatore, dal laureato in scienze motorie, no, se lo fa per conto suo. Si mette davanti allo specchio e tira su un po' di ghisa. Bene, quel tipo di forza, oltre a non servire a nulla, può compromettere le prestazioni per molto tempo. Perché? Perché, diciamo, voi state costruendo qualcosa che però non è immediatamente utilizzabile. Perché una cosa è la forza generale, un'altra cosa è l'applicazione sport specifica. Allora, su questo, intanto mettete qualche like in giro e mattina presto, insomma, per chi magari vede in replica, uguale, però mettete like così mi fate capire che ci siete. Allora, vediamo un attimo la prima slide, quindi girate in orizzontale il telefonino e proviamo ad andare a capire qualche cosa in più. Allora, intanto stiamo parlando di una questione di testa, cioè perché, come è scritto in alcuni sport, l'azione motoria inizia con un'azione esterna. I tempi di risposta sono parte fondamentale della reazione finale. Allora, mettiamo il caso di tanti sport dove si parte allo start, al via, eccetera, oppure in altri sport dove dovete reagire in un'azione di combattimento non al via esterno, ma a quello che ovviamente il vostro avversario sta facendo. Di situazione, eccetera. Quindi vi fa capire che quando voi sferrate un calcio, un pugno, dovete fare una bracciata nel nuoto, dovete fare un tiro, eccetera. Bene, quel tipo di azione nasce per metà, per il 50%, dal vostro sistema nervoso centrale. L'altra metà è l'aspetto muscolare. Quindi la connessione di questo va assolutamente allenata, perché altrimenti non si raggiunge il risultato che si vuole. Nuova slide. Intanto sono le slide di Power Expert, che è il corso di formazione che proprio fa capire come funziona la forza applicata allo sport e quindi in funzione della potenza. Allora, su questa slide abbiamo i tempi di reazione, il reaction time, il tempo che ci vuole da quando arriva lo stimolo esterno a quando si parte. Quindi qui vediamo un po' di capire il vostro sport o quello che ti piace. Che tipo di reaction time deve avere? Qui vediamo che il softball, poi c'è la scherma, la boxe, le arti marziali, vela, baseball, wrestling, pallanuoto, tennis tavolo, equitazione, hockey su ghiaccio e badminton. Quindi, per esempio, anche solo le arti marziali, molto note, molto seguite, devo dire, nella mia pagina, hanno dei tempi di risposta molto brevi. Allora, questo tipo di sport, così come gli altri che abbiamo visto, vi state allenando come? In funzione della forza o della potenza? Perché se allenate la forza, verso la prestazione non avrete risultati. Come dire, voi avete un vagone pieno di carburante, un serbatoio pieno di carburante, però non riuscite a usarlo. E quindi ce l'avete lì, è pronto, però peccato che non riuscite a usarlo. Per cercare di usare questa grande quantità di carburante dovete andare a lavorare sulla potenza. Allora, ultima slide per capire meglio questo concetto, come si fa a migliorare questo reaction time? Intanto è qualcosa che parte da lontano, perché chiaramente quando noi ci ritroviamo con atleti magari di una certa età, adulti o comunque post-puberali, è più difficile andare a lavorare, non è impossibile, ma è più difficile perché queste azioni senso-percettive soprattutto andrebbero vanno allenate quando si dice nelle fasi sensibili, cioè quando l'atleta è nella situazione ideale per fare quel tipo di miglioramento. E quindi chiaramente passata questa fase è più difficile, ma non è impossibile. Allora, vista, udito, organi di senso, così chiaramente tutto quello che invece riguarda la parte fisiologica, la percentuale di fibre bianche, l'allenamento specifico e l'allenamento neuromuscolare, che è proprio la base di questo corso Power Expert, che vi spiega come
andare a utilizzare gran parte dell'energia che voi avete, è dentro di voi, però peccato che rimane là dentro e nessuno è in grado di tirarla fuori. L'allenamento neuromuscolare, nelle evidenze scientifiche internazionali, è sempre di più l'argomento più hot, più ricercato dai ricercatori internazionali, perché guarda caso, lo studio su questo e nell'applicazione sport specifica dà degli incredibili vantaggi. Quindi se volete per il futuro andare a lavorare con qualcosa di più efficace, indipendentemente dallo sport che fate, ok, la preparazione di forza, ma non è detto che sia sempre necessaria, però poi comunque quel tipo di applicazione va applicata allo sport che state facendo e quindi assolutamente bisogna fare un lavoro neuromuscolare che dia i risultati per la prestazione e per i risultati vostri che volete voi. Non c'è bisogno di voler dire non vado alle Olimpiadi, anche solo migliorare la vostra prestazione, migliorare il vostro stato di salute, migliorare tutta una serie di altri fattori, tra i quali anche la composizione corporea, ma anche insomma fare una bella figura con gli amici e quant'altro. Migliorare l'aspetto neuromuscolare vi rende più efficienti anche nelle normali attività della vita e quindi probabilmente è utile. Grazie se vuoi condividere, ci sentiamo domani alle 7:15. Ciao!